Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, scusate il ritardo. Abbiamo deciso con il ministro Madia di offrire alla vostra attenzione un rapido spaccato delle norme che sono state approvate con il voto del Senato di ieri e che segnano un ulteriore tassello del lavoro di modernizzazione del paese che sta andando avanti con ritmi inediti, mai tante riforme tutte insieme. L'ho scritto quest'oggi ai parlamentari della maggioranza, ringraziandoli per un lavoro straordinario, quale quello svolto da settembre ad oggi, e augurando loro buone vacanze, perché a me piace sfidare anche i ben pensanti. Il lavoro che hanno svolto i parlamentari è un lavoro straordinario in questo anno e che ha portato a riformare dalla pubblica amministrazione, l'ultima arrivata in termini di approvazione di legge, alla legge elettorale, alle varie letture della riforma costituzionale, alle norme sulla giustizia, contro la corruzione, alle norme che hanno consentito di sbloccare il mercato del lavoro, alle iniziative di natura economica sulle banche, ma anche alle iniziative della legge di stabilità, dove si sono trovate delle risorse per gli 80 euro e anche per, come sapete, l'abolizione della componente lavoro dell'IRAP. Potrei continuare e forse annoiarvi con un elenco, quasi una cantilena di provvedimenti attuati. Non era mai accaduto nella storia repubblicana che tante riforme fossero fatte tutte insieme. Quello che però vorrei segnalare è che se è vero che l'Italia sta meglio di un anno fa, grazie alle riforme fatte, noi abbiamo ancora molta fame. E la fame porta a dire che molte delle cose che dobbiamo realizzare saranno oggetto del lavoro dei prossimi mesi. Nei 21 articoli che compongono il disegno di legge di riforma sulla pubblica amministrazione, soltanto quattro, se non vado errato, sono puntuali, sono norme puntuali. Una parte significativa è invece affidata a disegni di legge delega che il governo si è impegnato a presentare quasi tutti entro 12 mesi, o meglio, che il Parlamento ha impegnato il governo a presentare entro 12 mesi, con la eccezione, alcune eccezioni, la più vistosa è senz'altro il testo unico del pubblico impiego, che ha un arco di tempo di 18 mesi, atteso che questo disegno di legge approvato dal Parlamento alla firma del Presidente della Repubblica e poi sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, immagino nei prossimi giorni. Questo è un percorso di riforme che fino a agosto del prossimo anno diramerà tutta la sua efficacia, sprigionerà tutta la sua efficacia e poi avrà un ulteriore passaggio, una coda di alcuni interventi nei mesi successivi, entro la fine del 2016, prime settimane del 2017. In questo scenario, naturalmente, noi non perdiamo tempo. Da settembre, entro il mese di settembre, già alcuni decreti saranno presentati all'attenzione del Consiglio dei Ministri. Quello che però è particolarmente importante e significativo è che si possa rapidamente fare una scorsa di tutto ciò che sta dentro il disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione, partendo dal presupposto che l'Italia ha bisogno di più semplicità. E allora, rapidissimi, funziona? Bellissimi, perfetto. Il primo obiettivo è semplificare la vita dei cittadini e, come vedete, i punti che segnaliamo alla vostra attenzione, il PIN unico, che sembra una cosa banale, ma è un cambio di approccio. Bisogna smettere di pensare che il cittadino che va in un ufficio si debba attrezzare secondo le regole di quell'ufficio che magari sono diverse da quell'ufficio accanto. E da questo punto di vista, per vedere, no, vi capisco, sono molto d'accordo, questa atmosfera ci appassiona. Prego? Abbassate ancora un po' le luci che apprezzano di più in galleria. Dovrei anche spostarmi magari. Il testone vi sta davanti? No, va bene. Un solo PIN, tanti servizi, nome unico e unica password. Il Freedom of Information Act, che è l'articolo 5, ho parlato? O è diventato 6? È diventato il 6 perché il 7 addirittura, l'articolo 7,
che è uno dei grandi impegni che personalmente avevo preso con le primarie, che avrà un decreto legislativo nelle prossime settimane, tutti i servizi dell'amministrazione centrale in un unico ufficio territoriale, il 112 europeo, cioè il numero unico delle chiamate, come è doveroso che sia, il solo e unico documento di circolazione che fa risparmiare tempo e denaro agli automobilisti. Questo è il primo pacchetto di proposte, norme più semplici. Un'Italia più semplice, che non è arzigogolata, ma che prova a togliere tutti gli eccessi e le ridondanze che conosciamo. Aiutare chi investe significa più slancio alla conferenza dei servizi con decisioni più rapide. Mi permetto di dire una cosa senza intestarla al Ministro della Pubblica Amministrazione, che mi richiamerebbe a una maggiore sobrietà istituzionale. A me è capitato talvolta di dire, talvolta, in tutte le iniziative delle primarie e anche spesso in campagna elettorale, che alcune conferenze dei servizi assomigliavano a terapie di gruppo, a riunioni di autoaiuto che proseguivano. Era il meccanismo molto semplice che è pensato, che comunque avrà la necessità di un decreto legislativo, anche in questo caso di una legge delega, è quella di lavorare per via telematica, poi se necessario avere un appuntamento finale di confronto sulle questioni aperte. Tempi certi, non avere più un meccanismo per il quale quando si entra in un ufficio della pubblica amministrazione si ha l'impressione di non avere mai la certezza dei tempi finali. E da questo punto di vista è fondamentale che vi siano altri obblighi, quello del silenzio assenso, quindi il silenzio equivale a un sì, con la responsabilità delle proprie decisioni più secca da parte del funzionario pubblico, che spesso poi non è lui il problema, ma è lo complicato gioco di equilibri che ci sono. Il tema dell'autotutela, una decisione per sempre, questa chi ha fatto le slide ha pensato ai diamanti, il taglio del tempo burocratico, 50% di tempo in meno, con rilevanti insediamenti produttivi, opere pubbliche, attività imprenditoriali, questo ci impegniamo, questo sì, a presentare una bozza di discussione per il Parlamento nel mese di settembre, che vuol dire c'è un grande investimento. Si dice in Italia l'investimento non c'è perché le regole del lavoro non si fa perché le regole del lavoro sono più complicate degli altri. Falso. Da qualche mese il lavoro è più flessibile in Italia che altrove. In Italia non si fa perché ci sono troppe tasse. Falso. Investire in Italia costa già e costerà ancora meno degli altri paesi. Ma in Italia abbiamo il problema che la pubblica amministrazione si sa quando si parte e non si sa quando si arriva. E con questo è falso adesso anche questo terzo tassello che è cruciale per attrarre investimenti o semplicemente per un imprenditore che vuole assumere più persone facendo un capannone a una fabbrica nuova, credo che da questo punto di vista ci sia molto spazio per una semplificazione. E infine, questa è la famosa scia, vale a dire, eccola. La scia, non soltanto il magico mondo della scia, come lo chiama la Badia, non si muove, ma, no, qui c'era, autorizzazione sì, autorizzazione no, per cittadini e imprese la certezza di cosa fare, come fare, con quali atti e soprattutto capire, si dice in modo molto semplice, se è necessaria un'autorizzazione o no, se occorre o meno un'autorizzazione espressa o se basta una segnalazione certificata da parte del cittadino e anche dell'impresa, in questo caso, giusto? Che deve intervenire. E poi meno burocrazia, cose più semplici e più tecniche, però sono importanti. Le white list sono legate a quelle imprese che non sono a rischio di mafia, i vari documenti unici di regolarità contributiva, il famoso incredibile DURC e tutto il resto che consegue. Infine, tagliare gli sprechi e migliorare i servizi. Drastica riduzione delle società partecipate, norma e lavoro di assemblaggio e valorizzazione industriale, cioè non basta la norma, smettiamo di pensare che basti la norma per ridurre le partecipate, deve esserci anche un'iniziativa di soggetti pubblici e privati che intervengono sulle singole realtà. Poi è chiaro che per un sindaco disfarsi del proprio, virgolette,
spazio di potere può avere un senso soltanto se efficiente ai servizi. Nostro obiettivo da 8.000 a 1.000, confermiamo e l'accendiamo. Ti vedo entusiasta su questo. Non darebbe numeri, però diciamo che l'eliminazione delle, anche perché da un devo dire approssimativo ma significativo primo esame pare che siano più di 8.000 le società, 8.000 è il numero magico detto a Cottarelli, però i numeri delle partecipate sono numeri che tendono all'infinito e noi con tutto l'affetto per chi tende all'infinito abbiamo adesso lo strumento normativo per tenere insieme la qualità nel servizio pubblico e la riduzione di poltrone. Gestione associata dei servizi comuni e meno corpi di polizia, sapete che per il Corpo Forestale dello Stato è previsto un percorso molto chiaro che coinvolge in primis l'arma dei carabinieri, ma non solo l'arma dei carabinieri, per coloro i quali vorranno mantenere una virgolette funzione civile, se non vorrei aver utilizzato parole improprie, ma questa mi pare che sia la cosa evidente. Quante volte vi siete sentiti dire in Italia se l'unico paese dove ci sono 5 forze di polizia? Bene, ce ne saranno 4, godono della nostra stima e della nostra fiducia, la professionalità del Corpo Forestale dello Stato è fuori discussione e continueranno a fare uno splendido lavoro nelle forme e nelle modalità nuove, ma ovviamente lo Stato riduce, come riducono il numero le camere di commercio che vengono quasi dimezzate, 60? Massimo 60. La legge taglia enti per cancellare gli enti inutili, noi presenteremo il disegno di legge per la cancellazione di alcuni enti che a nostro giudizio sono totalmente fuori, virgolette, controllo. È vero, queste sono le domande, è vero che saranno ridotte le partecipate? Sì, è vero che queste sono facili però, queste sono domande... Tutti potranno accedere, tante, questa sembra quando volete voi... Perché voi non leggerle? No, vabbè, diciamo, esisterà un codice unico, questo è carino, l'abbiamo detto. La carriera dei dirigenti pubblici dipenderà finalmente dai risultati, beh, però finalmente già è iniziato, bisogna valorizzare di più. Su questo permettetemi un passaggio. Ne parlavamo con Marianna e le squadre di lavoro prima, i team che collaborano con il Ministro della Funzione Pubblica e anche con... la struttura di Palazzo Chigi, o meglio, la struttura Presidenza del Consiglio, perché c'è un punto chiave. Noi vogliamo rafforzare l'idea di Stato. Semplificare non significa indebolire. Semplificare è esattamente l'opposto. E per questo sarà fondamentale un grande investimento che personalmente avverto come prioritario in tutte le istituzioni e gli organismi dello Stato. Qualche giorno fa ho partecipato ad esempio alla riunione dei giovani ambasciatori, dei giovani diplomatici, ho partecipato alla scuola di polizia, alla scuola della finanza, alla scuola dei carabinieri, a eventi, perché credo che sia fondamentale dare il messaggio della statualità forte. E da questo punto di vista la scuola ASNA, la scuola nazionale della pubblica amministrazione, dovrà giocare un ruolo particolarmente importante. Ci sono poi alcune preoccupazioni sul silenzio assenso che possa favorire la cementificazione selvaggia? No, però c'è 90 giorni per dire sì o no, e non si può continuare a tenere ferme le carte in attesa che l'ufficio verifichi. Sì o no in 90 giorni. Il Corpo Forestale, l'abbiamo detto, dei sovrintendenti... ci siamo già espressi, questa sul meccanismo di spoil system abbiamo già risposto, queste domande erano abbastanza facili, va bene. funzionepubblica.gov.it, isariasemplice.gov.it. Alle domande risponde la Maria, perché è molto più preparata di me. Prego, poi facciamo anche altre domande sul resto, se volete. Sul resto, se volete, dopo. Prima sulla pubblica amministrazione. Sulla base delle domande sulla pubblica amministrazione accetteremo domande sugli altri argomenti. Cioè per ogni domanda sulla pubblica amministrazione la Madia vi risponderà sul CDA della RAI. Beh, prego, che era l'obiettivo. Buongiorno, Giovannini della Stampa, Ministro. Due domande, proseguendo le questioni che le avevo posto ieri, veramente. Il bilancio in rosso delle partecipate pubbliche
Beh, insomma, ci può far capire un attimo come è andata a finire? Perché prima si parlava 2 anni e poi chiudo, ma fra l'altro poi adesso il testo è diverso e non so, volevo capire qual è la ratio. E la seconda domanda è questa, il Presidente ha detto che a settembre già ci stanno dei decreti, vorrei capire nel limite del possibile quali sono le cose che partono subito e che tempi prevede per diciamo, i nodi, quelli più importanti. Diciamo così. Sì, prudente, eh? Non correre come sempre accelerando i tempi. Sì, sì, vai. Allora, noi per quanto riguarda le partecipate pubbliche vogliamo fare prima di tutto un testo unico che abbia un orizzonte di minimo 10 anni, cioè non lo spazio della legge di stabilità successiva. Quindi la prima operazione meritoria, ce lo diciamo da soli, che vogliamo fare è quella di semplificare e dare continuità e unitarietà a tutta la disciplina che oggi c'è sulle partecipate pubbliche. Per quanto riguarda i criteri che ci porteranno alla riduzione, prima di tutto faremo una distinzione sulla natura delle partecipate. È chiaro che quando parliamo di riduzione non possiamo considerare per esempio le partecipate quotate che come tali hanno, stanno sul mercato e quindi non rientreranno in questa operazione di riduzione. Dobbiamo poi fare differenze che appunto attengono alla natura delle partecipate, perché quando diciamo partecipate ci abbiamo dentro qualunque cosa, strumentali per esempio, partecipate che erogano un servizio all'amministrazione pubblica oppure partecipate che direttamente danno un servizio al cittadino, e vi devo anche dire che in questa definizione che noi andremo a chiarire nel decreto ci sta tutta una zona per ora grigia in cui ci sono partecipate che sono sia strumentali che non. Partendo però dall'idea che una partecipata deve esistere se fornisce un servizio di interesse generale e non deve essere uno strumento, come a volte purtroppo è stato in questi anni, o di ammortizzatore sociale o di creazione di poltrone, anche perché la riforma degli ammortizzatori sociali, per fortuna dopo 30 anni noi l'abbiamo fatta, abbiamo fatto quella vera. Applicheremo, partendo però da queste distinzioni che io ho fatto, dei criteri di economicità e di efficienza. Noi abbiamo un criterio generale, tra altri, che è quello degli equilibri di bilancio, cioè di come vengono gestiti i bilanci. Però appunto questo sarà un criterio tra altri e che comunque rientrerà in una riflessione più generale anche sulla natura di quella partecipata e su che cosa fa. Quindi io credo che per avere la risposta puntuale alla sua domanda dovrà aspettare il decreto legislativo. Per quanto riguarda i decreti che verranno emanati prima, io penso, e in quest'ottica che stiamo lavorando, che sia più giusto, proprio per l'impostazione che da subito ha avuto questa riforma, che deve essere una riforma per 60 milioni di cittadini, per cittadini e imprese, che sia più giusto fare prima tutti i decreti direttamente rivolti ai cittadini e alle imprese e in un secondo momento i decreti più interni, quelli rivolti all'amministrazione pubblica. So anche però molto bene, e lo voglio ribadire in questa conferenza stampa, che è con i dipendenti pubblici che noi faremo questa riforma, è con la loro collaborazione, loro sono il motore di questa riforma, anche e soprattutto delle norme rivolte a cittadini e imprese, e quindi il fatto di fare solo successivamente i decreti che riguardano l'interno non vuol dire non riconoscere e valorizzare il ruolo fondamentale che loro devono avere nell'implementazione di questa riforma. Altre domande? Avete solo un bonus dopo, però una valutazione vostra. Finito le domande, com'è? Lei Giovannini è stato francamente ammirevole nel suo sforzo che ha fatto anche per i colleghi. Comunque ha avuto una risposta puntuale. Quindi, sì, ora credo che lei faccia 2 domande. Faccia pure, pensando però che la seconda domanda confesso, la può fare. Era un trucco per gli altri. Vabbè.
Comunque, insomma, lei vedrà che ci saranno i primi decreti, partiranno quelli che interessano più la questione dei cittadini. Vi segnalo però che ci sono alcune cose che sono veramente belle. Il wifi pubblico in tutti gli uffici, il wifi in tutti gli uffici pubblici. I due, mi pare che siano il 18 e il... L'ha voluto Carbone? La relatore alla Camera. L'ha voluto l'onorevole... L'accoppiata del gol Boccaduti di Carbone, che di solito sono pericolosi anche da sole, ma che in questo caso hanno pensato persino di agire in coppia. Le questioni legate alla riduzione dei decreti attuativi, il fatto di avere partecipate pubbliche ai servizi pubblici 18 e 19 che vengono a essere semplificati, il processo contabile, gli enti pubblici di ricerca, perdonatemi, ma c'è veramente un grande cambio di passo sui temi della pubblica amministrazione. Siccome questo era un altro degli argomenti che sembrava impossibile fare, l'abbiamo fatto. Bene, ci sono altre domande sulla pubblica amministrazione? So che qualcuno è pronto per parlare di pubblica amministrazione, credo. Vabbè, potrei rifare la spiegazione. Per esempio, su questo tema della scia, che è molto interessante, perché la scia è uno dei punti fondamentali, su cui la Madia potrebbe, che fa anche rima con la scia, potrebbe stare adesso a discutere a lungo, perché è il 5. Sono le autorizzazioni. Sì, anche. Bene. È preparato. Va bene, prendiamo un'altra domanda. Allora, che cosa volete parlare? A piacere. Non ce l'aspettavamo, francamente. Cioè, questa è una sorpresa. Prego. Una domanda sulla... Però è arrivato ora, gli fate fare la domanda a lui. Io sono senza... C'è la Marra, è qui che vuole querelare, segnalo. Vabbè. Alberto Gentili del Messaggero. Volevo chiederle se siamo a un punto d'arrivo sulla vicenda RAI con l'indicazione di Monica Maggioni come presidente, o ci dobbiamo aspettare ulteriore sorprese, come valuta tutta la gestione della vicenda della nomina del CDA della RAI, se non coglie una mano pesante dei partiti in queste scelte? Grazie. Beh, sono abbastanza sorpreso dalla domanda, intanto perché non mi aspettavo domande sulla RAI e poi perché se decidiamo che si deve cambiare la riforma, si deve fare la riforma della governance della RAI, cambiando anche le modalità di selezione del Consiglio d'amministrazione, attraverso un'indicazione anche innovativa, quella per esempio dell'indicazione di un dipendente dell'azienda, che noi puntiamo a confermare come modello anche altrove, nei limiti del codice civile. Io trovo che sia un fatto positivo che in un Consiglio d'amministrazione ci sia un dipendente che rappresenta quell'azienda, la trovo una cosa molto bella. E vorrei che ci fosse sempre di più in Italia. Ma se decidiamo di cambiare questa legge, e poi ci sono migliaia di emendamenti che impediscono l'approvazione, noi abbiamo presentato la proposta a marzo, siamo arrivati ad agosto e non è stata ancora approvata se non al Senato, è del tutto evidente che dobbiamo metterci d'accordo. Perché mettetevi per un attimo nei nostri panni. Per mesi ci dicono: oh, non farete mica il decreto sulla RAI, sarebbe un atto di gravissima sconfessione del Parlamento. Per mesi tutto il dibattito sui giornali è: Renzi è in testa al decreto, Renzi adesso fa il decreto, adesso fa il decreto, utilizza, fa il decreto. Abbiamo fatto un disegno di legge che vuole togliere il meccanismo della Gasparri, che fisiologicamente, per come è studiato, porta a rappresentare i gruppi presenti in Parlamento. Cioè addirittura si prescrive che tutti i gruppi in Parlamento debbano avere almeno un membro in Commissione di Vigilanza. E questi membri di Commissione di Vigilanza naturalmente faranno gli accordi sulla base delle rispettive appartenenze, perché è pensato così come meccanismo. È del tutto evidente che questo è il metodo con il quale si sceglie il Consiglio d'amministrazione per 7 noni. Io dico che è un bel Consiglio d'amministrazione. Fermo restando che ero tra i pochi che proponeva di cambiare il modello di selezione del Consiglio d'amministrazione, sentirmi dire oggi che siccome abbiamo messo dei professionisti della comunicazione, ha messo il Parlamento, perché rispettiamo l'autonomia del Parlamento, il Parlamento ha scelto dei professionisti della comunicazione, direttori di giornali, esperti di comunicazione, donne di cultura, persone che vengono da un'esperienza giornalistica e televisiva. Abbiamo messo dei professionisti.
sono stati inseriti dei professionisti. A qualcuno possono piacere di più, ad altri meno. A quelli che oggi dicono ma sarebbe stato meglio fare senza le divisioni dei gruppi, potevano votare la riforma che noi avevamo presentato e che hanno anzi cercato di seppellire sotto una montagna di emendamenti, dalla quale la riforma con grande vigore è riuscita a emergere, spuntando e facendo capolino con la prima approvazione al Senato. In soldoni, il Consiglio d'amministrazione della RAI, fatto con la legge Gasparri, non poteva che essere espressione dei gruppi parlamentari presenti in Commissione di Vigilanza. Punto. Le persone che sono state scelte, donne e uomini, anzi donna e uomini, sono persone scelte dai gruppi parlamentari. Vado a memoria, ci sono direttori di giornali, comunicatori pubblicitari, donne di cultura, esperti televisivi. Prego? Sì, i pensionati ci sono, in Italia ci sono tanti pensionati, lo considero un fatto positivo, nel senso che la norma, per come noi l'abbiamo studiata, permette a delle persone che sono in pensione di entrare nel CDA della RAI. Si discute se abbiano diritto ad avere lo stipendio. Come dire, per il bilancio della RAI mi dovrei augurare di no, per queste persone mi auguro di sì. Stanno discutendo in queste ore, ma è un non problema. Francamente, di tutte le questioni discusse, è sinceramente un non problema. Ci sono i pensionati in Italia, sì, tra l'altro una parte di questi dal 1 agosto riceve anche qualche soldo in più, fortunatamente, ma l'idea che il Consiglio d'amministrazione della RAI, perché formato da 7 professionisti della comunicazione, non vada bene, quando invece lo faceva la società civile o presunta tale andava bene, e si sbandieravano i membri delle associazioni come grandi punti di riferimento, ma ognuno ha le proprie valutazioni, vediamo i risultati. Io non è che posso pensare che un direttore di giornale, perché scelto dal centrodestra, non vada bene e invece un'espressione della libera, non voglio dire dei girotondi, ma vada bene perché l'ha scelto un'associazione culturale di sinistra. Se è bravo è bravo, se non è bravo non è bravo. Se capisce di comunicazione, bene. Ma avete messo persone che capiscono di comunicazione? Pensate un po', abbiamo messo persone esperte di comunicazione alla RAI. Anziché mettere gli astrofisici nucleari, il Parlamento ha messo degli esperti di comunicazione. Succede. Il governo ha da fare delle nomine. Due, credo che sia in corso l'assemblea degli azionisti, quindi mi sembrerebbe scortese da parte mia ufficializzare dei nomi che credo però che siano ufficiali, non lo sono. Diciamo che lei ci è andato vicino, via Gentili, però non posso confermare. Ci sarà la proposta che il MEF ha fatto, è la proposta di una autorevole giornalista esperta del mondo della RAI come presidente e di un professore che si è occupato di comunicazione, non soltanto di comunicazione e di economia, come membro del consiglio d'amministrazione. Se fossimo già alla fine le direi che è il professor Fortis, ma non lo posso dire perché Sensi, lei mi capisce, potrebbe arrabbiarsi, quindi non dirò il nome che è stato proposto dall'assemblea degli azionisti, all'assemblea degli azionisti. Poi c'è il consiglio d'amministrazione della RAI che si terrà tra oggi, credo domani, forse viene anticipato, non so, stanno discutendo. A quel punto lì sarà individuato il direttore generale, dovranno sceglierlo i consiglieri d'amministrazione. Io ho già espresso le mie valutazioni, come lei sa. A quel punto il presidente della RAI, in virtù della legge Gasparri, dovrà essere rivotato dalla commissione di vigilanza per i 2/3. Quindi dovremo avere 27 voti, credo nella giornata di domani, vedo qualcuno che ne fa parte, per scegliere se confermare o meno la presidente indicata dall'azionista. Questo è lo scenario. Mi permetta di dirle che io trovo abbastanza stravagante il dibattito che si è aperto. Noi vogliamo che la RAI sia rilanciata, sia forte, non potevamo aspettare ancora, perché una prorogazione di oltre 3 mesi sarebbe stato un assurdo. I partiti hanno scelto, perché questo prescrive la legge Gasparri, noi siamo quelli che vogliono cambiare la legge Gasparri. Quando la legge Gasparri sarà cambiata, il Parlamento avendo 2 nomi, il governo 2 nomi e i dipendenti 1, sarà meno forte l'impatto dei partiti, in più dovendo scegliere un nome secco e un nome secco su 630 deputati sarà anche più, diciamo, sarà diverso il modello, non sarà i 5 voti, 4 voti, i 6 voti,
ma le persone che fanno parte del Consiglio di Amministrazione della RAI, tutte quelle espresse dalla destra, dalla sinistra, da Grillo, a me sembrano persone che hanno delle professionalità e delle competenze tali da giustificare il loro, la loro presenza in Consiglio di Amministrazione. Chiudo su questo. Tutte le volte c'è una discussione, ma le nomine, ora queste nomine non le ha fatte il governo. Io vorrei ridirvi le nomine che ha fatto il governo, oltre ai ministri bravissimi che tutti voi conoscete. Eni, Marcegaglia Descalzi, valore in borsa cresciuto di quanto? Nonostante il dollaro, nonostante il petrolio a $50 a barile. Enel, Grieco Starace. Valore in borsa cresciuto in un anno di quanto? Andate a fare le verifiche, vi prego. Prospettive di sviluppo straordinarie, sia in Eni che in Enel. Finmeccanica. De Gennaro Moretti, De Gennaro era l'unico uscente e rientrante. Andate a vedere il valore in borsa, mi pare fosse a 5,4, ora è a 13, 12, Finmeccanica. Sono reduce da un viaggio in Giappone con l'ingegner Moretti, il quale poi mi ha lasciato in Giappone, è andato a Teheran con il ministro Gentiloni e il ministro Guidi in una importante missione. Ho sentito quest'oggi Gentiloni che sta anche andando bene. Poste, andiamo in borsa, anzi ad agosto, se non avete niente da scrivere, visto che non è un argomento di quelli affascinanti, raccontate la svolta che ha fatto Poste, presidente Tudini, ingegner Caio, amministratore delegato. Potrei continuare a lungo sulle le aziende, mi fermo prima per non citare le altre, ma per un atto di naturale rispetto. Io queste nomine, come frutto di un'appartenenza, francamente faccio fatica a immaginare che Claudio Costamagna o Fabio Gallia o Andrea Guerra, per altri aspetti, o Lazzarini e la Christelien, presidente di Enit, siano frutto di un'appartenenza. Una vicinanza, il mitico giglio magico. Se lei mi dice che in alcune di queste aziende ci sono persone che io conosco da tempo, questo assolutamente sì, e rivendico questo fatto. E rivendico questo fatto perché credo che sia giusto che nei consigli di amministrazione si premi la competenza, come i risultati di questi mesi dimostrano che è stato fatto. Dopodiché, permettetemi di dire, per un atto di serietà e anche di rispetto profondo che nutro, che vorrei rivolgere un ringraziamento non formale alla presidente Tarantola e all'amministratore delegato, il direttore generale, Gubitosi, che hanno svolto un lavoro importante in questo triennio a servizio del loro paese, che hanno accettato di servire la RAI in un momento di difficoltà, era il 2012, il governo era il governo Monti, e che oggi possono legittimamente essere orgogliosi del loro lavoro. Noi cercheremo di fare meglio, o meglio, i nuovi vertici cercheranno di fare ancora meglio, come sempre si deve fare in politica, però permettetemi, il pensiero per cui nelle aziende Renzi mette tutti i suoi, vorrei segnalarvi che andate a vedere i risultati delle aziende e se avete voglia facciamo un dibattito pubblico su questo. Nel giro di un anno, da settembre ad oggi, è accaduto che questo Parlamento ha fatto di tutto. Riguardate l'elenco delle cose fatte. Noi non siamo contenti, a noi non basta, vogliamo fare ancora di più. E quindi la riforma della pubblica amministrazione, che è un passo in avanti gigantesco e che segue il primo decreto legge che Marianna Madia ha portato in Consiglio dei Ministri, direi ad aprile, se non so se era il 90 o il 91, convertito esattamente agosto, convertito un anno fa in chiusura dell'azione del periodo parlamentare, quindi fu presentato ad aprile nella discussione pubblica, ma fu poi portato in Consiglio dei Ministri nel mese di giugno, tornati dalla missione in Kazakistan, ricordo bene, lavoro che stiamo svolgendo è un lavoro che sta realmente rimettendo l'Italia in pista. A tutti gli amici gufi, come direbbe il mio amico Sensi, che adora quando utilizzo questa espressione, un caloroso augurio di buona estate con i dati del turismo e soprattutto con i dati bancari, che non so se Patuelli ha già pubblicato o no, non vorrei far danno. Avete i dati dell'ABI? No, allora arriveranno domani i dati dell'ABI, perché mai mi permetterei di dare in anteprima i dati di Patuelli, ma sono dati buoni, almeno quanto il turismo. Quanto a noi, domani usciranno dei dati interessanti sulla scuola,
venerdì sulla banda larga al sud e venerdì la direzione. Poi si va in vacanza e vi auguro di cuore buone vacanze per chi le può fare, soprattutto ai giornalisti. Parlamentari non ci ha fatte. Buon lavoro, arrivederci.